Benvenuti all'appuntamento con M Sera su MTV Canale 89. Ospite di questa puntata siamo a Palazzo Sforza a Civitanova Marche, il sindaco Fabrizio Ciarapica. Grazie per questa intervista, è la prima intervista, diciamo, di approfondimento da sindaco. La prima domanda per lei è la scelta di scendere in campo e poi la vittoria, ma com'è nata e da quando? Beh, diciamo che la mia candidatura a sindaco nasce circa un paio d'anni fa dalla volontà di un gruppo di amici con i quali abbiamo condiviso tante battaglie e tante esperienze politiche. Poi, diciamo, questa idea ha preso corpo, ha preso forma e poi negli ultimi mesi siamo riusciti a costruire intorno alla mia figura una coalizione forte che metteva insieme non solo i partiti del centrodestra, ma anche molte realtà civiche di Civitanova, e quindi è andata poi come è andata, bene. Quindi un risultato elettorale importante che quindi chiede una discontinuità, quindi un cambiamento rispetto alla giunta precedente, non solo quindi a livello di schieramento politico, ma anche un po' anche in tante scelte. E questo malcontento in che cosa in particolare la città l'ha manifestato e quali sono stati diciamo, i punti principali del suo programma che la città ha apprezzato? Beh, diciamo che il risultato è stato molto netto, perché abbiamo conquistato 37 sezioni su 40 e abbiamo ottenuto quasi 2500 voti di differenza al nostro avversario, quindi questa è da una parte un risultato che ci dà molta soddisfazione e ci inorgoglisce, ma dall'altra ci carica anche di molta responsabilità, perché la città in maniera uniforme ci ha scelto. Penso che gli impegni che noi ci siamo presi sulla sicurezza, sulla legalità innanzitutto, siano stati quelli che hanno fatto più presa sui cittadini, quindi ora dobbiamo dare soprattutto in questo campo delle risposte certe e precise. La prima ordinanza, uno dei primi provvedimenti per lei è stata questa scelta di, per i Rom vicino allo stadio, e diciamo un'ordinanza che ancora, diciamo, non ha avuto piena esecuzione. Quale sarà il suo impegno su questo fronte e quali sono le motivazioni a monte? Beh, diciamo che il Consiglio Comunale si è insediato la settimana scorsa, era giunta pochi giorni prima, quindi solamente adesso siamo pienamente operativi, e la questione sicurezza non è legata solamente ai Rom, certo, ma investe molti più settori, molti più campi. Oggi però, soprattutto con la stagione, diciamo, estiva, balneare, è quel problema che più di tutti salta agli occhi. Quindi diciamo che, nonostante i controlli maggiori che in questi giorni hanno effettuato i nostri vigili urbani, quindi sono stati impegnati da una decina di giorni ad effettuare sgombri continui, in settimana molto probabilmente approveremo un'ordinanza che va in questa direzione, nel senso di contrasto ancora più maggiore rispetto a questi comportamenti che sono diciamo non rispettosi delle regole e che non vanno d'accordo con la civile convivenza con gli altri cittadini. Quindi è un'ordinanza che principalmente vieterà la sosta di tutti i camper, roulotte e furgoni attrezzati nella zona del lungomare sud e nelle zone limitrofe, e naturalmente vieterà dei comportamenti anomali, tipo quelli di farsi la doccia o occuparsi dell'igiene personale nelle diciamo, docce o fontanelle dell'acqua che sono presenti nel lungomare. Più sicurezza e legalità, che cosa significa per una città come Civitanova oggi? Che cosa è possibile fare anche in collaborazione con le forze dell'ordine, ma anche con la collaborazione dei cittadini? Beh, sicurezza significa tante cose, innanzitutto qualità della vita migliore, ma soprattutto significa anche crescita economica, perché in una città più sicura è normale che c'è più voglia da parte delle persone di spendere, quindi di venirci in vacanza, ma anche più imprenditori che sono poi disponibili a investire, a creare nuova occupazione. Fare sicurezza a 360 gradi significa tante cose, certo una maggior collaborazione con le forze dell'ordine, una maggiore organizzazione e implementazione del nostro corpo dei vigili urbani, quindi l'istituzione del servizio notturno che già abbiamo iniziato sabato scorso, e quindi erano 5 anni che non c'era più un servizio notturno alla PM, l'abbiamo ripreso, ordinanze, regolamento di polizia
urbana, ma anche altre cose, ad esempio illuminazione, perché illuminando quegli spazi bui naturalmente si diminuiscono le possibilità che in quegli stessi luoghi ci siano reati, recupero del degrado, eliminazione dei bivacchi piuttosto che di altre situazioni che non vanno per niente bene. Quindi ecco, fare sicurezza significa fare tante cose, non solo un aumento, una presenza maggiore della polizia municipale in strada, che noi comunque sia faremo. A proposito di polizia municipale, dovrebbe arrivare anche la nomina del comandante? No, il comandante ce l'abbiamo già, nel senso il comandante Vignoni è comandante della, diciamo, del nostro corpo, una scelta che hanno fatto, diciamo, chi è mi ha preceduto, ma attualmente lui, diciamo, il comandante in carica del nostro corpo. Quindi non ci saranno cambiamenti a riguardo? Non lo so, nel senso che non è un argomento di cui abbiamo ancora discusso, però c'è il comandante Vignone, andiamo avanti con lui. E per quanto riguarda invece la giunta, la squadra che ha scelto, quindi i nomi arrivano da quali, diciamo, elementi, valori che vuole per la sua squadra? Diciamo che la giunta, innanzitutto, su 7 assessori ce ne sono 4 completamente nuovi, alla loro prima esperienza e molto, molto giovani. Altri 3 che invece hanno avuto esperienze amministrative, quindi diciamo che nei criteri che ho adottato per la scelta della giunta ho cercato di mettere insieme il giusto mix tra esperienza e novità, ma soprattutto la cosa che mi ha fatto scegliere sono le capacità professionali, ma anche di ascolto e di lavorare in squadra da parte di queste persone che poi mi affiancheranno nel lavoro quotidiano di amministratore. Civitanova ha tante eccellenze, insomma, dall'aspetto imprenditoriale, turistico, anche, insomma, gli appuntamenti culturali. Che cosa, qual è un po' la vostra idea, iniziamo magari per temi singoli? Per esempio, Civitanova è anche la città di Enrico Cecchetti, il Festival Civitanova Danza ha una lunga tradizione, estiva e invernale, alcuni, diciamo, passaggi sono stati un po' nel tempo modificati dalle giunte, ma è rimasta, diciamo, come un'attrazione importante per la città da un punto di vista culturale. Che tipo di attenzione in futuro vorrete dare su questa figura e sulla danza a Civitanova, città della danza? Beh, diciamo, proprio sabato sono stato l'inaugurazione di questa stagione, la 24esima edizione di Civitanova Danza, e quindi l'anno prossimo sarà il 25esimo anno, quindi un'occasione importante per dare ancora più risalto alla danza, cosa che noi vogliamo fare, perché Civitanova non deve essere solo la vetrina internazionale della danza, ma deve essere anche una città che promuove la danza. E quindi proprio con Gilberto Santini, ne parlavo sabato, il nostro direttore, diciamo, del Festival Internazionale, abbiamo concordato delle strategie mediante le quali si possano far crescere ancora più le nostre scuole cittadine di danza affinché, come dire, la danza diventi veramente un'eccellenza a Civitanova, e non solo quando poi vengono personaggi illustri come quelli che sono arrivati e arriveranno nei prossimi giorni, ma ci sia proprio una volontà di questa città di crescere e quindi di proporre, di avere in futuro anche noi, come dire, artisti locali che possono diventare un giorno famosi. In passato ci sono state aperture anche con il festival e con altre città, faccio l'esempio di La Notte della Stella allo Sferisterio piuttosto che a Macera, Civitanova al Palace Rusole. Come vede queste, diciamo, collaborazioni nella vostra idea di territorio? Ma senz'altro positive, perché non bisogna ragionare a compartimenti stagni, quindi Civitanova non finisce coi confini geografici, ma va avanti, quindi è importante una collaborazione con tutto il territorio, e questo lo abbiamo visto ancor più in occasione del tragico evento del terremoto, e quindi è importante la collaborazione fra tutti i sindaci, fra tutte le amministrazioni, fra tutte le città che bene o male sono unite da tradizioni, da vie di collegamento e da altro, quindi benvengono collaborazioni di questo tipo che portano vantaggio a entrambi i territori. Di terremoto riparleremo dopo, rimango sulle collaborazioni, quindi anche l'effetto Lube a Civitanova, che cosa ha portato il Palais Rossuole, insomma, diciamo, diventa anche in questo caso un punto di riferimento per tutto il territorio, anche con la Lube per la pallavolo marchigiana, ma anche nazionale e internazionale, parlando di Lube.
Certo, diciamo, la Lube non è solamente la squadra che ha vinto lo scudetto italiano, ma è la terza squadra in Europa, quindi avere a Civitanova una società importante come questa è un motivo di grande vanto, di grande orgoglio, anche perché poi il nome di Civitanova gira a livello internazionale, di questo noi siamo soddisfatti, ma soprattutto è stato portato, come dire, una squadra di altissimo livello nel nostro territorio e di questo siamo senz'altro felici. Conferma che quindi la Lube, diciamo principalmente il Palace, sarà per la pallavolo oltre per gli spettacoli, ma a livello di sport e non per altre attività? Diciamo che la Lube ha una convenzione, quindi essendo una squadra di altissimo livello ha delle esigenze, però da quello che mi risulta non è stato mai vietato ad altri, compatibilmente con le loro esigenze, l'utilizzo del palazzetto, quindi di questo penso che si possa dire chiaramente che possa questo stile, questo comportamento durare nel tempo. Si avvicina anche l'appuntamento con l'attesa Festa Lube che sarà quest'anno, ecco, anche molto civitanovese, con, insomma, dall'appuntamento la serata con il concerto, anche questa po' a sorpresa, tanti ospiti, ma anche a Rossella Mazzotti, così come domenica mattina la convention con appuntamento addirittura anche con la presenza di Romano Prodi, come, ma anche altri personaggi del mondo imprenditoriale, economico, politico. Quindi per voi che momento è per Civitanova e se parteciperà a questi appuntamenti entrambi? Sì, parteciperò senz'altro, tanto che era prevista la partenza del sottoscritto per la regata Civitanova Sebenico, che invece ho annullato per essere presente sia sabato che domenica a questo evento, un evento importante perché non è un evento solamente legato alla festa, alla vittoria, allo scudetto, ma ai 50 anni di attività di Cucine Lube, quindi si parlerà di lavoro, si parlerà di territorio, quindi è molto importante oggi parlare di questo. Cambiamo argomento, turismo, bandiera blu, 14esima bandiera blu per Civitanova, diciamo un pregio ma anche una responsabilità per poter sempre mantenere questo vestito ma anche crescere come accoglienza, come qualità turistica. In quale direzione secondo lei dovrebbe andare Civitanova? Beh, diciamo che la bandiera blu ogni anno diventa sempre più difficile ottenerla, quindi la bandiera blu non si compra, quindi va raggiunto questo obiettivo con tanti sacrifici, quindi non è un caso che ci sono comuni anche vicini al nostro che l'hanno presa ma ormai da qualche anno che non riescono più a prenderla, quindi è difficile mantenerla, quindi significa che quando tu la mantieni hai, come dire, in quell'anno raggiunto quegli obiettivi che sono diversi, non solo diciamo la qualità delle acque come alcuni potrebbero pensare che sono importanti, ma anche una qualità di servizi, ma soprattutto uno stile di vita che in questa città si ha, e quindi ecco, è naturale che quando si raggiungono certi risultati il merito è della città intera, degli operatori che invito e ringrazio per questi servizi che offrono non solo ai civitanovesi ma anche ai turisti, quindi ecco, ripeto, li invito a non abbassare mai gli standard di qualità che hanno raggiunto, ma anzi di come dire, aumentarli, crescere, e l'amministrazione sotto questo aspetto farà senz'altro la sua parte. Avete qualche dato a livello turistico già da giugno? Insomma, il bel tempo ha favorito già da subito anche l'attività, e qual è il, diciamo, il tipo di turista, se c'è un target su cui Civitanova punta in particolare? Diciamo che Civitanova ha raccolto sempre il turismo delle località limitrofe, però si vede oggi in questi mesi una presenza molto molto importante degli umbri, favoriti senz'altro dal completamento della statale 77, quindi dicono i nostri operatori, ma si sentono, li sento anch'io, che ci sono veramente molti umbri che non arrivano solamente il fine settimana ma quasi quotidianamente, perché oramai è facilissimo raggiungere Civitanova, quindi dobbiamo lavorare in questo senso e quindi essere ancora più accoglienti, e il problema legato alla viabilità e quindi a quel famoso semaforo con il quale termina la superstrada lo stiamo tutto sommato, diciamo, risolvendo, nel senso che ormai sono 3 settimane che nel fine settimana è presente la pattuglia della Polizia Municipale, che praticamente ha la finalità di decongestionare il traffico, e da qualche giorno abbiamo inserito dei nuovi sensori al semaforo, quindi il semaforo è diventato tra virgolette intelligente e quindi da solo, in base al, diciamo, flusso del traffico, riesce a regolare il verde e il rosso. Io ieri
ieri sono stato naturalmente lì presente con la pattuglia e sinceramente sono stato soddisfatto perché grossi intasamenti non ci sono stati. Il traffico è scorso molto agevolmente sia la mattina durante l'arrivo sia il pomeriggio nelle ore di ripartenza. È anche un impegno per lei, al di là ecco, di queste diciamo, prime misure, anche riuscire a cambiare lì a livello di opere, quello che diciamo, rendere più funzionale la città, appunto la Civitanova Foligno. E come, in che tempi, abbiamo sentito anche l'altro giorno lo stesso presidente della provincia Pettinari porre l'attenzione, una sottolineatura su questo impegno con la Quadrilatero, che cosa farete? Lì c'era un vecchio progetto alla Quadrilatero che poi è stato abbandonato, che era quello legato al cavalcavia, e c'è un altro progetto nuovo che è stato invece approvato dalla precedente amministrazione, che prevede la doppia rotatoria alla fine della superstrada, e quindi una per gestire l'incrocio alla statale 77 e l'altra più piccola per gestire l'altro incrocio che si trova andando verso sud, e verificheremo naturalmente entrambi i progetti e vedremo cosa a che punto stanno e quali sono ecco, le fasi operative affinché questo problema venga risolto nel più breve tempo possibile, sapendo però che opere infrastrutturali come queste richiedono tempi molto lunghi, non solo di progettazione ma legati all'appalto e alla realizzazione, però è importante partire quanto prima per arrivare poi quanto prima. La questione terremoto, quindi l'accoglienza della costa di Civitanova, quali difficoltà ha avuto, quali diciamo anche poi successivamente anche riscontri in termini di solidarietà, ma anche di diciamo anche persone che magari decidono anche di restare, di non ritornare nell'entroterra. E per voi anche qual è il senso di responsabilità, se vi sentite anche una responsabilità come comuni, sindaci, di aiutare la ricostruzione del territorio? Beh, senz'altro questa responsabilità ce la sentiamo tutta, e nelle fasi iniziali del terremoto io non amministravo, c'era cioè il sindaco Corbatta, ma ho collaborato con lui perché ci furono delle fasi abbastanza diciamo delicate dove è stato necessario dare una risposta immediata sulle attrezzature, sugli spazi da mettere a disposizione. Poi man mano che la situazione si andava normalizzando abbiamo ecco, ricevuto un flusso importante di cittadini colpiti dal terremoto che sono stati ospiti nelle strutture alberghiere ma anche nei tanti appartamenti liberi di Civitanova, molti dei quali sono rimasti, tanto che non esistono delle stime diciamo precise, però tutto sommato si parla che Civitanova oggi stia intorno ai 60.000 residenti, considerando che quelli risultanti all'anagrafe ne sono 43.000, c'è qualcosa come dai 15 ai 20.000 residenti nuovi che molto probabilmente sono arrivati dal, diciamo, dopo il terremoto, quindi dalle zone colpite dal sisma. Ricordo, quindi faccio anche questa diciamo sottolineatura in positivo, di anche le stesse lettini da mare che nelle prime ore sono arrivati nei palasport, che nei nostri servizi, veramente un effetto abbastanza impattante per le prime ore, per l'emergenza. E a lei anche che ricordo rimane di quei momenti, e oggi anche queste persone che in questi mesi sono anche un po' parcheggiate, diciamo così, comunque lontane dai loro luoghi, anche da dove lavorano, quale altro stimolo ulteriore anche emotivo suscita in lei? Beh, ricordo in quella fase ricordi drammatici per la cosa che è successa, l'evento disastroso che è accaduto a queste persone, però il discorso dei lettini è come il segno di come ci fu veramente grande solidarietà da parte di tutti, anche gli operatori balneari che misero a disposizione i loro lettini per fronteggiare questa emergenza. Oggi purtroppo abbiamo ancora tantissime persone fuori casa, forse la recriminazione è che la politica non sempre riesce ad essere, a dare le risposte nei tempi che invece occorrerebbe dare. Siamo alle conclusioni diciamo di questa intervista un po' a 360 gradi su queste prime attività, e per lei quale sarà l'impegno parte dei prossimi famosi 100 giorni, ma in generale qual è il suo obiettivo di crescita per Civitanova, quale responsabilità si sente oggi da primo cittadino?
Beh, diciamo che quello che noi vorremmo fare per Civitanova l'abbiamo scritto nel programma e quindi il programma deve essere la nostra linea guida. Quindi abbiamo fissato dei temi principali, l'ho detto in apertura, la sicurezza, senz'altro, la viabilità, che è un'altra questione importante per Civitanova, la crescita economica ma anche culturale della città, perché noi pensiamo che Civitanova abbia senz'altro delle forti vocazioni, non solo turistiche ma anche culturali, e quindi penso che questi sono nuovi orizzonti che noi dobbiamo perseguire affinché si riparta l'economia in città e si creano nuove opportunità, nuove occupazioni per i nostri cittadini. Grazie per questa intervista al sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.